Diamo un minuto di tempo a prendere posto e poi iniziamo. Così dobbiamo un po' accelerare i tempi perché c'è un impegno da parte di Rosina. È assolutamente doveroso prendere atto. Come dicevo, facevo un'osservazione scherzosa, ma neanche tanto. Ormai questo è il settimo anno, alla fine. Quello che è vera abitudine, come dire, quello che colpisce tutti gli anni è che sui tempi lunghi i giovani non reggono. È una cosa impressionante, è un segno dei tempi proprio. È un meccanismo, è proprio un elemento di cultura profonda. L'allungo percorso, il tempo lungo, questa cosa qui su cui ci siamo formati, invece è qualcosa che non esiste. No, non è questo, conta l'immediatezza, conta, voi che ormai Rosina è un esperto di queste cose, conta l'immediatezza, conta, come dire, le cose che si afferrano al momento, insomma, invece l'idea che ci sia un'accumulazione progressiva, tempi lunghi, sono qualcosa che in queste... Assolutamente, esattamente. È tutta legata a questi messaggi rapidi, afferrare subito le cose, le sensazioni prima delle riflessioni, tutte cose insomma, che rappresenta i nostri tempi, insomma, e noi lo viviamo giorno per giorno. Dunque adesso abbiamo fatto questa piccola, come dire, fuori sacco. Per iniziare, prima voglio ringraziare tantissimo Alessandro Rosina. Rosina è un interlocutore frequente della Casa della Cultura, ma nella scuola invece è la prima volta che viene, quindi ti ringrazio di cuore di essere qui. La questione che affrontiamo e con cui apriamo il nostro ultimo modulo, che in realtà era le questioni italiane, questo che abbiamo cercato di mettere a fuoco come ultima questione, è la crisi demografica. Come vedete, il titolo proposto da Alessandro è una sfida culturale e politica. Io non so chi di voi ci ha messo la testa in questa cosa, è davvero una questione dirompente, e quindi insomma, motivo per ragionarci, rifletterci e vediamo se è possibile anche trarne qualche conclusione. Alessandro, a te la parola. Grazie ancora di cuore. Bene, grazie, no, grazie a voi. È assolutamente un piacere essere qui e riflettere assieme su temi di importanza rilevante, anche nel ben presenti nel dibattito pubblico e su cui è utile soffermarsi e appunto riflettere. Però io parto da lontano. Parto da molto indietro nel tempo, quindi arriviamo poi ad affrontare da Adamo ed Eva, anzi prima. Demografia parte da lì, perché è del tutto fuori luogo. Ma parto lontano perché c'è, per due motivi, perché ci sono due concetti chiave che sono quelli di crisi e di futuro, e che è importante un po' precisare rispetto a come vogliamo declinare. Allora, la prima cosa è il futuro. La demografia ha questo vantaggio che rispetto alla politica, rispetto all'economia, ma se volete rispetto alla sociologia, anziché essere schiacciata sul presente, ha uno sguardo di lungo periodo. Quindi cerca di interpretare la realtà anche di oggi, ma risalendo a da dove arriviamo e poi proiettandosi sul dove stiamo andando, costruendo degli scenari plausibili sul percorso. Quindi la demografia ha proprio in testa il percorso, l'evoluzione, la mobilità continua. E quindi nella demografia c'è questa idea di passato e futuro, che in qualche modo sono collegati da processi che viviamo, che interpretiamo e che in qualche modo subiamo o gestiamo. Viviamo in un periodo in cui siamo appunto molto schiacciati sul presente e il futuro è un grosso punto di domanda, tant'è che nel dibattito pubblico viene spesso detto: ma le nuove generazioni dovranno vivere peggio rispetto ai propri genitori, il futuro che non c'è e così via, ci avete rubato il futuro, eccetera eccetera. No, c'è proprio una questione di anche quello che ci diceva adesso, no? Vivere il presente, l'esperienza immediata e la perdita di progettualità individuale e collettiva rispetto a quello che, dove si vuole andare, perché poi questa è la questione del paese, no? Cioè, questo paese dov'è che vuole andare? Bene, il mio ultimo libro ha come titolo Il futuro che non c'è,
ma con il non messo tra parentesi. Con il non messo tra parentesi. E infatti la tesi del libro è proprio lo ribalta, cioè parte da il dibattito pubblico è pieno, insomma, di retorica sul fatto che il futuro non c'è, e ribalta la questione su invece da dove ripartire per costruire il futuro, che dipende da cosa vogliamo noi essere e come lo costruiamo questo futuro. Quindi il punto di partenza è: il futuro è comunque una porta sempre aperta. Tant'è che se la copertina del libro, adesso non voglio fare pubblicità, ma la copertina del libro è proprio una porta che parte chiusa e poi progressivamente si apre. In realtà l'editore ce l'aveva ribaltata, cioè aveva fatto una porta aperta che progressivamente si chiude. Sapete che è difficilissimo con gli editori fargli passare qualcosa, perché il titolo lo vogliono scegliere loro. E ricordo tra l'altro, a volte hanno ragione, che uno dei miei primi libri, che Non è un paese per giovani, io mi sono battuto perché cambiassero il titolo, perché secondo me non era così fedele al contenuto. Però devo dire che poi il titolo è diventato così importante, uno slogan così utilizzato, che poi effettivamente in quel caso ci avevano ragione. In ogni caso, il futuro è una porta aperta, nel senso che può succedere qualsiasi cosa. Non ce l'abbiamo qui il futuro, è indeterminato in larga parte. E quindi è qualcosa su cui ci si può lavorare, anzi ci si deve lavorare consapevolmente, e su cui si deve avere delle ambizioni di miglioramento. Non si può non avere ambizioni di miglioramento rispetto al futuro, non ci si può rassegnare a un futuro che sia peggiore del presente. E questo ragionamento verso il futuro la demografia in qualche modo lo recepisce. Altro aspetto, l'altro termine è quello di crisi, e anche qui vorrei un po' ribaltare la questione, anche se poi sarò costretto a presentarvi dei dati abbastanza problematici, su cui c'era molto da sorridere, però volevo un po' sgombrare il campo sia dal fatto che possiamo comunque, nonostante le difficoltà del presente, ambire ad aggiustare il tiro, e che comunque anche nei momenti di crisi vuol dire essere davanti a una situazione di trasformazione. Questa trasformazione ovviamente ha in sé possibili rischi, ma anche opportunità, e a volte in maniera inedita ci si possono aprire nel futuro porte impensate che possono portare a un percorso che è migliore di quello che ci si poteva aspettare. E vi faccio due esempi, prima di arrivare alle notizie negative parto col positivo, poi arrivo alla fine a qualcosa che riaggiusta, ma partiamo da qualcosa declinato positivamente. Vi faccio due esempi. Il primo esempio è, a proposito di partire da lontano, il Neolitico, la rivoluzione del Neolitico. Come viveva l'uomo prima del Neolitico? La faccio breve perché insomma sappiamo. Prima del Neolitico l'uomo viveva come qualsiasi altro animale. Cioè, come si procurava il cibo? Come qualsiasi altro animale. Cioè, andava a cercare bacche, radici, andava a cacciare. Ogni giorno si svegliava e doveva andare a cercare qualcosa per sostenere sé e la propria famiglia, individualmente, con la forza delle proprie braccia e delle proprie gambe, come fa qualsiasi altro animale. Poi che cosa succede? Banalizzo, ma per arrivare al concetto. C'è una piccola variazione climatica, rilevante variazione climatica, e quindi le prede che prima facevano un certo percorso e l'uomo sapeva dove andavano e riusciva quindi a intercettarle, quelle che gli interessava, e a cacciarle, le bacche che prima crescevano in alcune zone, radici eccetera, non riesce più a trovarle, le migrazioni delle prede sono diverse, le bacche non crescono più, quindi si trova davanti a una situazione, a un mondo che peggiora la propria possibilità di nutrirsi in maniera efficace come facevano le generazioni precedenti. Quindi una riduzione delle risorse che lui trovava nel modo in cui si faceva da sempre. Cosa succede? C'è davanti a una situazione di potenziale rischio, difficoltà, peggioramento delle proprie condizioni. E quindi cosa succede? Succede una cosa stranissima, che l'uomo si inventa una cosa che nessun altro animale aveva mai fatto prima. Anziché andare lui a cacciare le prede, a cercare il cibo, porta il cibo a sé. Cioè ribalta completamente la prospettiva, inventandosi quindi qualcosa che era mai pensato da nessun'altra specie prima. E quindi, anziché essere cacciatore, diventa allevatore. Anziché essere raccoglitore, diventa agricoltore. E quindi comincia a diventare anche stanziale. Con questo ribaltamento si creano le prime comunità, queste comunità diventano nuclei delle prime polis, delle prime città, inizia l'organizzazione sociale, iniziano i commerci, inizia il confronto con gli altri,
e inizia la civiltà umana come la conosciamo oggi. Quindi, davanti a una situazione potenzialmente di difficoltà e di peggioramento, arriva proprio una capacità di reinterpretare in maniera diversa la realtà che ribalta completamente le proprie condizioni e addirittura le migliora. Bene, altro esempio più vicino a noi, tant'è che con la civiltà inizia poi la possibilità di costruire ponti, piramidi, castelli, cattedrali e il mondo che conosciamo. Esempio più vicino a noi dal punto di vista sia temporale che geografico, nel senso che riguarda l'Italia. Su questo grafico avete due curve che sono speculari in modo impressionante. Io quando ho provato a metterle in relazione e mi sono trovato davanti a un andamento di questo tipo, sono rimasto anch'io abbastanza colpito. E quindi adesso lo presento quasi sempre, perché secondo me rappresenta bene il percorso di sviluppo intercettato positivamente e poi mancato successivamente, che ha avuto il nostro paese negli ultimi 50 anni. Queste due curve sono due curve teoricamente molto diverse tra di loro, perché uno è il numero medio di figli per donna, quindi è un indicatore demografico, fecondità, e l'altro è, che cos'è? È il debito pubblico sul prodotto interno lordo, quindi è un dato economico, finanziario. Bene, queste due curve hanno avuto un andamento in Italia fortemente speculare. Allora, proviamo a leggere dal punto di vista non tanto delle relazioni causali, perché ci porterebbe lontano, ma usiamolo solo dal punto di vista meramente descrittivo, cioè come una descrizione di qual è stata la nostra evoluzione con questi indicatori così importanti. Allora, il grafico parte dal 1965, si poteva anche partire indietro e funziona comunque bene. Cosa vedete? Vedete che in quel periodo lì siamo in una situazione in cui il debito pubblico è molto basso, è sotto a quella soglia fatidica che spesso si pone al 60%, che è stare sotto il 60% viene considerato un giusto rapporto tra generazioni, cioè nel senso che c'è un debito pubblico, ma un debito pubblico sostenibile, quindi non stai riversando sulle nuove generazioni un debito insostenibile, lo tieni sostanzialmente basso. E quindi c'è anche un'economia che cresce, e quindi c'è una condizione sommato in cui produci più ricchezza che indebitamento. Okay? E la fecondità è elevata. Anche qui c'è un valore soglia, che è il valore di due figli per donna, perché due figli per donna, se stiamo sotto, vuol dire che a due genitori corrispondono meno di due figli, e quindi la popolazione tende a diminuire, e invece una fecondità sopra i due figli per donna vuol dire che a due genitori corrispondono più di due figli, e quindi la popolazione ha le risorse, le energie, le potenzialità per crescere. In quel periodo lì, primi decenni del dopoguerra, quello che è stato anche enfaticamente chiamato come il periodo dei 30 gloriosi, le cose in Italia funzionavano bene. Funzionavano bene perché c'era un ingranaggio di relazione tra demografia, crescita economica e sistema di welfare che si sostenevano a vicenda, positivamente, e che si rialzavano tutti verso l'alto. E quindi il paese cresceva, boom economico, la demografia era esuberante, baby boom, e il sistema di welfare era in continua espansione e allargamento. È l'epoca in cui si espandono i diritti, e in questi diritti le persone sono incoraggiate attraverso le sicurezze di partenza a fare ancora di più, ancora meglio, mettersi meglio in gioco, ed è un periodo anche di grande mobilità sociale, in cui insomma tutti ci si dà da fare, tutti si è spinti a farlo, si è messo nelle condizioni di fare di più e meglio, e il paese cresce, il paese funziona, il paese si allarga e si potenzia. Poi cosa succede? A un certo punto però le cose non girano più. Finiti i 30 gloriosi, a partire soprattutto dalla seconda metà degli anni 70, il debito pubblico comincia a salire progressivamente, la fecondità in maniera quasi corrispondente comincia a diminuire, tutte e due convergono verso il basso, su valori molto bassi per la fecondità e alti per il debito pubblico, fino ad arrivare all'inizio degli anni 90, in cui la fecondità tocca i livelli più bassi del mondo, la fecondità italiana scende sui livelli più bassi del mondo, l'Italia diventa il paese che fa meno figli al mondo, e il debito pubblico sfora il 100%,
che vuol dire che diventiamo un paese più bravo a indebitarsi che a creare ricchezza, perché il debito pubblico è maggiore del prodotto interno lordo, quantomeno, ma come soglia psicologica, poi si può ragionare, questa è la situazione. Bene, in questo percorso che ci ha riavvitati verso il basso, da questo percorso non siamo più usciti, cioè siamo rimasti bloccati lì. Una volta che non siamo riusciti a interpretare i tempi che cambiavano e come riallinearci a un mondo che cambiava con nuovi strumenti e anche con nuovi soggetti che dovevano trovare lo spazio adeguato, donne, nuove generazioni e così via, siamo rimasti fuori da un percorso virtuoso di crescita e di benessere di conseguenza. E quindi siamo diventati un paese che è invecchiato sempre di più, e quindi siamo diventati non solo un paese con bassa fecondità, ma di conseguenza anche con maggiore invecchiamento, e con costi quindi di un processo di sviluppo che non funzionava più, che sono sempre di più diventati un freno per le nuove generazioni, ma anche per le politiche di crescita possibili, e quindi è diventato un vincolo verso il basso. Vedete che c'è stato un momento in cui abbiamo cercato comunque di rialzarci, la fecondità cerca di rialzarsi, il debito pubblico cerca di diminuire, poi abbiamo incrociato la crisi economica che abbiamo sentito di più rispetto agli altri paesi, perché ha colpito un organismo che era già fragile, era già debole, è come una scossa di terremoto che arriva su un paese, su un edificio che non era stato messo in sicurezza con tutte le leggi che servivano, e quindi ha traballato molto di più e ha perso dei pezzi di più rispetto ad altri paesi. E quindi vedete che ci ritroviamo di nuovo su un percorso sostanzialmente che si è bloccato, o che si è compresso sostanzialmente verso il basso. E in questo ci sono comunque altri cambiamenti che nel frattempo sono intervenuti. Uno dei grandi cambiamenti nel corso degli anni Ottanta, noi eravamo un paese comunque di persone che emigravano, e a un certo punto siamo stati diventati un paese di attrazione, di immigrazione. E questo un impatto demografico ovviamente ce l'ha. Non ha solo un impatto demografico, perché se noi andiamo a vedere i dati più in generale dell'impatto dell'immigrazione, vediamo che agisce su entrambi gli indicatori che abbiamo visto prima. Cioè su quel periodo in cui prima della crisi economica la fecondità si rialzava e il debito pubblico si ribassava, c'era anche il contributo dell'immigrazione, sia le nascite sia il prodotto interno lordo. Tant'è che se voi andate a vedere la percentuale di nascite di stranieri sul totale delle nascite in Italia, cresciuto da valori minimi 2-3% a metà degli anni 90 al 14-15%, e anche il prodotto interno lordo, da qualche parte, io ho riassunto questi dati che poi erano stati pubblicati anche dalla Repubblica, l'incidenza sul prodotto interno lordo è superiore all'8%, il contributo degli immigrati al PIL, vedete, 8,8%, supera addirittura il 15% sull'agricoltura e sulle costruzioni, l'8,7% delle imprese ha un titolare nato all'estero, e quindi un contributo dell'immigrazione che comunque è intervenuto ed è in parte aveva aggiustato e sulla crisi, e che ha risentito comunque poi dell'impatto della crisi, tant'è che se voi vedete il contributo anche semplicemente demografico delle nascite, vedete la curva grigia, sono le nascite straniere che a un certo punto non crescono più, perché poi la crisi ha colpito ancora di più gli immigrati rispetto agli autoctoni. Ma soprattutto c'è una difficoltà del sistema paese a far diventare l'immigrazione parte integrante del nostro processo di sviluppo, del nostro modello sociale ed economico. Quindi, e questo fa parte del fatto che siamo un paese che fa fatica a sbloccarsi, perché se subiamo solo l'immigrazione, sia dal punto di vista psicologico, culturale e sociale, e non invece la elaboriamo come un processo di cambiamento che è destinato a rimanere e che può diventare parte integrante del nostro processo di sviluppo, non potremmo usare una risorsa potenziale per la crescita. Rischiamo di avere sempre un conflitto continuo con questo fattore che non viene mai elaborato come all'interno di un processo comune. Quindi all'interno di questa visione di quello che vorrà essere l'Italia in futuro, dobbiamo anche capire, perché adesso questo non l'abbiamo capito, perché nel dibattito pubblico e anche nelle politiche siamo in continua contraddizione, non abbiamo ancora capito come far entrare quel fattore lì e a quali condizioni, perché possiamo anche porre delle condizioni, sia di entrata, sia di permanenza, eccetera. E noi continuiamo ad affrontare questo tema o con la pancia
o con il cuore, ma poco con la testa. E quindi dovremmo, questo è un tema in sospeso che va comunque a un certo punto chiarito. In tutto questo c'è l'impatto della crisi, e l'impatto della crisi, come abbiamo detto, è stato particolarmente forte, ma anche inatteso nella virulenza che ha avuto sulle famiglie e di conseguenza sulle scelte familiari e sulle scelte demografiche, perché per i motivi che dicevamo prima, colpendo soprattutto i giovani e le giovani coppie. Ma l'impatto rilevante lo vedete se noi prendiamo semplicemente le previsioni dell'Istat fatte con base 2011. Ora, previsioni con l'Istat, base 2011 vuol dire l'Istat le ha fatte con i dati del 2011 e col percorso dell'Italia fino al 2011, no? È andata poi a proiettare l'evoluzione futura. Ora il 2011 è già passato da un po' di dati ce li abbiamo e possiamo confrontare quello che l'Istat prevedeva con quello che effettivamente è successo. Il 2011 non è che sia una data prima della crisi in cui si poteva pensare che eravamo un paese che andava bene. Nel 2011 c'era già la crisi economica, quindi i dati dell'Istat già prevedevano che eravamo in un periodo di crisi. E cosa è successo? Lì avete i dati sulle nascite. Già nel 2012 il divario, vedete, tra la curva, cioè la curva, la barra più chiara sono i dati previsti dall'Istat e la barra più scura, in blu, sono i dati effettivamente invece osservati, reali. Vedete, nel 2012 già c'è un divario, ma questo divario aumenta nel 2013, aumenta nel 2014, aumenta di più nel 2015. Cioè siamo andati verso una situazione, e già l'Istat comunque prevedeva che le nascite sarebbero diminuite. Tutti. Anche gli altri grafici di prima. Sempre compresi. Sì, sì. 5 milioni di stranieri oggi, nel passato no. Ok, quindi questo contempla anche il contributo dell'immigrazione. Vedete, l'Istat prevedeva comunque una diminuzione delle nascite, ma tutto sommato abbastanza moderata, e invece la realtà è stata molto peggiore delle aspettative, con un divario addirittura crescente di nascite che sono state molto più basse rispetto a quello che si poteva prevedere. Tant'è che nel 2013 le nascite sono state così basse che si è battuto qualsiasi record negativo italiano, cioè non erano mai state così basse dall'Unità d'Italia in poi, cioè non avevamo mai fatto così pochi figli da quando siamo diventati paese. Nel 2014 abbiamo battuto il record negativo del 2013, nel 2015 abbiamo battuto il record negativo del 2014, nel 2016 quello del 2015 e siamo andati progressivamente a ridurci. Quindi gli squilibri demografici che già avevamo vanno ad accentuarsi ulteriormente e la crisi li ha peggiorati ulteriormente. Non in sé la crisi, ma insomma il fatto di come è stata gestita e il fatto che interveniva in un contesto che non era preparato e che aveva già delle fragilità. La conseguenza di questo, l'Istat la settimana scorsa ha prodotto delle nuove previsioni. Abbiamo le nuove previsioni Istat. Bene, io ho qua riportato un grafico. I dati dell'evoluzione della popolazione italiana prevista nel 2011 ed è la curva azzurra e i dati dell'evoluzione della popolazione italiana con le ultime previsioni ed è la curva rossa. Con la curva azzurra, grazie anche all'impatto dell'immigrazione, si prevedeva che comunque la popolazione non sarebbe diminuita almeno fino al 2040 eccetera, poi ci sarebbe stata una riduzione ma comunque portandola più o meno ai livelli di oggi. Quindi, tutto sommato, l'Istat 5 anni fa non prevedeva una diminuzione della popolazione italiana. Questi 5 anni evidentemente sono andati così male sotto le aspettative che, rivedendo le previsioni a 5 anni di distanza, la previsione è quella di una continua riduzione. E vedete il divario fra le due curve. Questo divario fra le due curve è la conseguenza di quello che è successo negli ultimi 5 anni, che ha fatto ripensare alla possibilità che se 5 anni fa si poteva pensare che l'Italia potesse essere un paese che poteva crescere, adesso a 5 anni di distanza non possiamo più ritenerlo e le previsioni, che sono quelle ufficiali, delineano un percorso di diminuzione. In realtà le cose sono un po' più articolate, perché l'Istat prevede comunque che più si va avanti nel tempo più aumenti l'incertezza verso il futuro e quindi questo è lo scenario centrale, sostanzialmente è il livello mediano del percorso possibile.
c'è una banda di possibili percorsi che via via si allarga, e quindi in teoria, se andasse proprio tutto benissimo, potremmo ancora riagganciare un percorso quasi simile, quasi di popolazione che non diminuisce. Ma se le cose andassero più male rispetto a quello che prevediamo qui, perché quella curva rossa, vi faccio notare, è più bassa rispetto allo scenario peggiore che l'Istat prevedeva nel 2011. Quindi quella blu è lo scenario centrale, poi prevedeva uno migliore e uno peggiore. La curva rossa è peggiore dello scenario peggiore che poteva prevedere. Quindi tutto è ancora possibile, il futuro è, come ho detto, una porta aperta, però ci siamo complicati abbastanza la vita e ci siamo più portati verso un percorso di squilibri, perché attenzione, la diminuzione della popolazione non è solo diminuzione quantitativa, cioè il fatto di essere 60 milioni e 55 milioni non è che ci fa tanto la differenza, okay? Ma sono gli squilibri che questo produce, perché se voi riducete la popolazione da 60 milioni a 50 milioni, non è che la riducete proporzionalmente a tutte le età, la ribassate. Ridurre di 10 milioni vuol dire ridurre 10 milioni i nati, cioè le nascite, i giovani, perché gli anziani rimangono quelli che ci sono. Quindi in questo cambiamento di scenario non c'è il cambiamento su quanti saranno gli anziani, c'è il cambiamento su quanti meno saranno le nuove generazioni, perché è da sotto che si può scavare per ridurre, non dall'alto. Anzi, l'Istat prevede fortunatamente che la longevità continua a aumentare, e sappiamo che questo è uno degli indicatori comunque di cui possiamo essere più orgogliosi, siamo uno dei paesi più longevi e quindi questo va anche bene. Il problema è che se noi avessimo la longevità combinata a una popolazione non squilibrata andrebbe tutto benissimo, ma avere la longevità con una popolazione squilibrata è quello che crea i problemi, è quello che rende tutto più complicato. E questo squilibrio lo vedete confrontandoci con la Francia. Lì avete la curva della Francia, che è la curva blu, ed è, attenzione, adesso è la popolazione per età francese, quindi non è andamento storico, è per età. Quindi il valore più basso è età zero, e poi si arriva fino ai 95-100 anni. Okay? Questo è il profilo della popolazione, quindi, e lì avete l'ammontare della popolazione in ogni singola età, cioè quante sono le persone per ciascuna età. Ora, se vedete, le due curve sono ben intrecciate in età anziana e in età adulta, che vuol dire che rispetto alla Francia noi abbiamo altrettanti anziani, altrettante persone mature, altrettanti adulti, e la differenza la fa lo squilibrio prodotto sulle nascite come conseguenza della riduzione della natalità, che è andata ad erodere la base della piramide demografica e rendendola più instabile, quindi anche dal punto di vista proprio della sostenibilità sociale. E vedete infatti che sotto i 35 anni che divario che si è creato. La Francia ha sempre fatto, per scelta culturale, politiche familiari solide, continuative e mai rimesse in discussione. Cioè, che ci fosse un governo di centrodestra, di centrosinistra o un governo tecnico, nessuno ha mai rimesso in discussione la solidità delle politiche familiari. Perché il fare un figlio deve essere fatto in un contesto solido, perché non puoi fare una cosa, far finta di fare una cosa oggi e poi rimangiartela domani e poi riprovarne un'altra dopo. Deve esserci una continuità, cioè una scelta proprio culturale, che quello è una priorità per il paese, e lo dimostri in maniera concreta con delle politiche solide, e allora lì metti le persone nelle condizioni di fare una scelta che è particolarmente responsabilizzante e vincolante. Se tutto invece è nell'incertezza, è chiaro che viene scaricato sul rischio che uno si prende personalmente, e può anche farlo, ma diventa anche quello un po' più, diciamo, difficile da, in un contesto di realtà che sempre più, noi possiamo criticare i giovani quanto vogliamo, ma è vero che il mondo è diventato molto più complesso, in cambiamento molto più rapido rispetto a quello che c'era 20, 30, 40 anni fa. E quindi adesso fare delle scelte adesso e capire le implicazioni che avranno fra 5, 10 anni le scelte che faccio adesso è molto più difficile rispetto a averle fatte negli anni 50 e 60. Poi c'è un po' di fragilità delle nuove generazioni, eccetera, eccetera, però c'è comunque una questione oggettiva. Mondo sempre più complesso, in rapido cambiamento, tu devi dare alle persone la possibilità, gli strumenti per poter orientare le proprie scelte. Se non gli dai questi strumenti per orientare le proprie scelte, quelle scelte rimangono sospese, rimangono lì ferme e nessuno poi le fa ricadere nel mondo reale. Come vedete, quindi, questa è la differenza rispetto alla Francia. La conseguenza, e la vedete qui, uno può dire, vabbè, ci confrontiamo con la Francia. Ok, confrontiamoci con qualsiasi altro paese europeo. Quant'è la percentuale di under 30 in Italia? È la più bassa in Europa.
cioè non c'è nessun altro paese che abbia una percentuale di under 30 minore di quella italiana. Okay. Quindi abbiamo proprio ridotto quantitativamente la presenza delle nuove generazioni, a parità però invece di presenza, come negli altri paesi, di adulti e anziani. Qui sta appunto la questione poi dello squilibrio prodotto. Come mai? Cioè, perché abbiamo fatto quel percorso che ci ha portato fuori strada rispetto a un futuro che poteva essere desiderato? Cioè, o noi effettivamente, ritorniamo negli anni 70, o noi effettivamente volevamo arrivare oggi ad avere condizioni di questo tipo, cioè un debito pubblico così elevato che facciamo fatica a ridurre, difficoltà di crescita e fecondità precipitata verso il basso, o questa è stata una scelta deliberata, cioè volevamo proprio fare così, andare in quella direzione, o se non era questo quello che volevamo ottenere, c'è qualcosa che non ha funzionato nel percorso che abbiamo a un certo punto deciso, non deciso, ma che ci siamo trovati sostanzialmente a percorrere, perché questo è successo. E allora dov'è che ci siamo persi? Ci siamo persi nel capire che il mondo stava cambiando, che l'equilibrio positivo che c'era negli anni, nei 30 gloriosi, andava rivisto e non semplicemente difeso. Cioè noi purtroppo ci siamo trovati troppo bene in quel periodo storico, le cose hanno funzionato così bene che pensavamo di poterlo congelare e semplicemente farlo durare nel tempo. Nel frattempo però il mondo cambiava e bisognava accorgersi che servivano modalità diverse, strumenti diversi e apertura a opportunità diverse, difesa da rischi diversi. E non mettere in campo strumenti che riconoscevano i cambiamenti in corso, che davano alle persone la possibilità di difendersi dai nuovi rischi e davano la possibilità di cogliere nuove opportunità, ha fatto sì che le persone, le famiglie, si chiudessero in difesa. Cioè tutto il paese si è chiuso in difesa, cioè siamo rimasti fermi. Anziché aggredire il nuovo, abbiamo difeso il passato, quello che c'era, quello che avevamo, e ci siamo trovati ad essere un paese bloccato. Quindi il paese non cresceva più, difendeva il proprio benessere col debito pubblico, le famiglie si trovavano in difficoltà, difendevano il proprio benessere non facendo figli, e ci siamo trovati quindi a i giovani trovano difficoltà a entrare nel mercato del lavoro e quindi rimanevano a vivere con i genitori, cioè nessuno faceva più passi avanti, l'economia non fa più passi avanti, ci si indebita, i figli costano e non riesci a realizzare quelle scelte in maniera adeguata e quindi non li fai e quindi riduci il costo non facendo figli, i giovani non trovano opportunità, rimangono a vivere con i genitori, è diventato un paese che un po' alla volta si è bloccato, si è sempre di più bloccato, si è bloccato in difesa. Allora, se volete un'immagine che spesso uso per dare l'idea di quello che è successo, ma di farvi capire anche le potenzialità di questo paese, noi siamo diventati un pugile bravissimo ad incassare. Tanto per dire, tirare fuori qualcosa di positivo, cioè qualsiasi altro paese nelle nostre condizioni sarebbe già a terra, stremato, sconfitto. Cioè, gli altri paesi quando vedono l'Italia, vedono nel senso degli indicatori sociali, economici, demografici, l'avrebbero già data spacciata da tempo, perché la condizione è tale per cui non si riesce a capire questo paese come fa ancora a stare in piedi, e quindi questo pugile come fa ancora a stare in piedi e non sia caduto al suolo con le condizioni in cui si trova. Quindi vuol dire che noi abbiamo una grande energia, una grande potenzialità, ma che ora abbiamo utilizzato solo in difesa, quindi come un pugile che rimane lì, che prende tanti colpi e riesce a resistere. Ora pensate voi cosa potremmo fare se quel pugile, anziché usare tutte le potenzialità e energie in difesa, a un certo punto decidesse di utilizzarle in attacco. Dove potrebbe arrivare? E pensate a quello che ha fatto l'Italia in ginocchio dopo la Seconda Guerra Mondiale e come si è risollevata. Cioè, quando l'Italia decide di risollevarsi, quando becca la congiunzione astrale giusta, arriva dove vuole arrivare. Però attenzione, più passa il tempo e più questo diventa difficile, cioè più quel pugile continua a prenderle, meno energia avrà per riuscire poi a ribaltare la situazione e a mettersi in attacco rispetto al futuro che vuole costruire e conquistare. Quindi noi per ora
ci siamo compattati. Grande solidarietà familiare, grande capacità di aiuto reciproco, grande capacità di sacrificio, grande, ma niente che costruisca solidamente un futuro migliore e diverso. Cioè difesa nel presente che non deve peggiorare, non costruzione di un futuro nuovo. Questa è la posizione in cui si è collocata l'Italia. E per farvi capire dov'è che ci siamo persi nelle scelte che avremmo dovuto fare e quindi nei cambiamenti che erano in corso e nella necessità di leggerli, può essere utile il confronto su questi due grafici. A sinistra avete tutti i paesi europei con le sigle eccetera e avete l'incrocio fra due indicatori, di nuovo indicatore economico e demografico. E in verticale avete il numero medio di figli per donna, okay, vedete un figlio 1,4, 1,8, bene. In orizzontale avete il tasso di occupazione femminile, quindi 20%, 30%, 40% e così via. Quella lì è la situazione nel 1980, quindi all'inizio di quel percorso in cui poi noi ci siamo persi. Cosa succedeva in quella fase storica lì? Che si passava da un'economia industriale a un'economia sempre più legata a, ai servizi, al terziario e così via, no? Non solo, la formazione del femminile, dei percorsi femminili accedeva sempre di più anche all'università, al titolo di studio, e quindi c'era un mondo che cambiava che dava molte opportunità alle donne di poter contare o di poter comunque confrontarsi anche con sfide diverse dall'essere semplicemente solo madre, moglie e casalinga, che era invece l'equilibrio, il compromesso tra demografia, economia e società e welfare negli anni 50 e 60. Quindi aumento della terziarizzazione, aumento dei livelli di istruzione femminile, cambiamento comunque anche del mondo del lavoro che quindi dava anche, insomma, produceva anche nuovi rischi, possibilità di aumento dell'occupazione femminile. Ok, però cosa succedeva? Che i paesi che avevano favorito questo cambiamento e la possibilità quindi di accesso delle donne al mondo del lavoro si sono trovate in difficoltà rispetto ai parametri demografici. Infatti che l'andamento è negativo, cioè dove l'occupazione femminile è più alta la fecondità risultava più bassa. Quindi i paesi, lì vedete Finlandia, Svezia eccetera, che si trovavano in a destra, con valori alti a destra, quindi con valori alti sul tasso di occupazione, si trovavano però in basso sul valore della fecondità. È quindi un problema, perché uno dice sì, va bene aumentare l'occupazione femminile, ma se aumentare l'occupazione femminile vuol dire avere ricadute negative all'interno dei progetti familiari di vita, questo non va più bene. Quindi conciliare le due cose, cioè mettere in campo strumenti di policy che consentano alle donne di scegliere quello che vogliono fare e di poter anche mettere assieme queste scelte, quindi di poter sia lavorare eventualmente sia di essere madre, ma non di dover essere costrette a scegliere, cioè se tu vuoi avere figli devi rinunciare al lavoro e se tu invece vuoi lavorare devi rinunciare ad avere figli. Il bene della collettività è che le donne possono scegliere al rialzo, non al ribasso, non in conflittualità rispetto ai loro obiettivi di vita. Che cosa succede? Che quei paesi lì quindi iniziano a realizzare politiche di integrazione e conciliazione fra lavoro e famiglia. Part time reversibile, servizi per l'infanzia, congedi, un pacchetto ampio all'interno del cui capire quali le cose potevano funzionare di più e quindi poi aiutare a supportare le scelte. Qual è la conseguenza? La conseguenza è che lo stesso grafico nel 2000 è diventato così, ovvero la relazione è diventata positiva, perché grazie alle politiche di conciliazione i paesi adesso in Europa o i paesi sviluppati in generale che hanno più alta occupazione femminile hanno anche più alta fecondità e i paesi invece con più bassa occupazione femminile si trovano anche con più bassa fecondità. Voi dove vorreste vivere? In un paese con alta occupazione femminile e alta fecondità? Alta si intende vicino ai due figli per donna, non intende 4, 5, 6, 7, 8 figli, cioè vicino al livello di sostituzione generazionale. E vedete chi è rimasto più indietro all'interno di questo percorso? ITA sta per Italia, cioè, siamo rimasti il paese che è rimasto più indietro di tutti, cioè che ha maggiormente lasciato le donne in conflittualità rispetto alla possibilità di scegliere fra lavoro e figli. E quindi se io costringo a scegliere avrò più bassa fecondità e più bassa occupazione femminile, mentre se le metto assieme avrò entrambe al rialzo. Quindi questo è quello che è successo.
Evidentemente questo che cosa porta? Porta a tante conseguenze negative, di freno al benessere e allo sviluppo del paese. Perché porta? Siccome la fecondità è più bassa, maggiore invecchiamento della popolazione. Siccome l'occupazione femminile è più bassa, minor crescita economica, perché vuol dire privarsi il paese del contributo dei talenti, di un motore in più, che è il motore delle donne, delle loro capacità messe nel mondo del lavoro. E però vuol dire anche svantaggi per le famiglie, che devono rinunciare a avere il numero di figli desiderato e si trovano ad averne meno rispetto a quelli che vorrebbero, e si trova, e poi maggior povertà infantile, perché le famiglie che decidono di avere figli rinunciando all'entrata a un'entrata economica si trovano con figli ma meno reddito economico, e quindi con maggior rischio di povertà. E quindi la conseguenza di questo percorso che non ha funzionato, perché non abbiamo fatto scelte adeguate che aiutassero le persone a realizzare quello che avrebbero desiderato e che avrebbe avuto conseguenze positive sia a livello individuale, perché le donne potevano meglio valorizzare i propri talenti nel mondo del lavoro, quindi come scelta individuale. Familiare, perché si consentiva di fare i figli che si desiderava e non farne di meno. Familiare, perché si consentiva di ridurre il rischio di povertà infantile. Generazionale, perché si riduceva il rischio di povertà infantile. Collettivo, perché si riduceva il rischio di invecchiamento della popolazione, come squilibri demografici, e si consentiva all'economia di crescere di più, perché si metteva in campo il motore delle donne nella crescita del paese. Questo è un esempio concreto di quello che noi non abbiamo colto nel cambiamento che era in corso e che adesso continua a non funzionare. Perché adesso continuiamo a essere un paese, avete visto la natalità, i dati prima li abbiamo fatti vedere, continua a essere bassa, e l'occupazione femminile è tra le più basse nei paesi sviluppati. Okay. Milano è un caso a parte, come sapete Milano, fortunatamente l'occupazione femminile è ai livelli medi europei. Però se noi dovessimo vedere il paese complessivamente, le cose sono esattamente così. E se voi andate... Sì? Sì, sono vicini ai paesi del nord Europa. Sì. No, no, è come la Svezia, la Finlandia, eccetera. Sì, sì, sì. Riescono a... con un modello sociale comunque diverso, perché un conto sono i paesi scandinavi che hanno un loro modello e un conto gli Stati Uniti che hanno un modello completamente diverso. Il problema è avere un modello, okay, che funzioni, che consente alle persone di fare quello che positivamente vorrebbero fare, che ha ricadute positive per la società e per l'economia. Avere un modello, quindi, che sia gli Stati Uniti, che sia... Il problema è quando non ce l'hai un modello, abbandoni le famiglie a se stesse, le persone a se stesse, e tutto viene rivisto verso il basso. Questa è la questione vera. Ora, che noi non abbiamo fatto quelle scelte, lo si vede anche da quanto abbiamo, qual è stato il nostro investimento pubblico in quelle misure. Non sto troppo a insistere, però vedete, i paesi con più alta fecondità, che sono anche i paesi con più alta occupazione femminile, sono quelli che hanno investito, cioè hanno detto noi ci crediamo in queste cose, vogliamo migliorare le condizioni, e abbiamo deciso di lì metterci i soldi che servono, perché un euro messo lì ci consente poi di ridurre tot della povertà infantile, di aumentare tot la crescita economica, di ridurre tot i costi di invecchiamento, eccetera, eccetera. Cioè ha un effetto moltiplicatore di un certo tipo. I paesi con più bassa fecondità sono quelli che hanno investito di meno, e l'Italia ha investito ancora di meno rispetto ai paesi con più bassa fecondità, quindi vuol dire che noi ce lo siamo voluti allora a questo punto, cioè non ci abbiamo creduto nella possibilità di migliorare e di mettere le persone nelle condizioni di realizzare le proprie scelte di vita e dare un contributo adeguato al miglioramento del proprio benessere, quello collettivo. Se andiamo a vedere anche altri indicatori, la copertura degli asili nido è molto più bassa rispetto al valore target, è molto più bassa rispetto a molti altri paesi, anche se c'è stato un tentativo comunque di investire maggiormente, ma siamo ancora molto indietro. Quel livello lì fissato dall'Unione Europea del 33% di copertura degli asili nido per i bambini dai 0 ai 2 anni è un livello ottenuto in base appunto agli studi che fanno vedere come sia possibile in un paese sviluppato avere un'occupazione femminile maggiore del 60% e una fecondità attorno ai 2 figli, con però alcune condizioni che sono quelle di vario tipo, e sulla copertura del nido era quello lì il target sostanzialmente da realizzare. Quel target lì è stato posto nel 2000 ed era da realizzare nel 2010,
e noi siamo ancora, non so nemmeno se nel 2020 riusciremo a realizzarlo. Una cosa che mi veniva contestata quando raccontavo tutte queste cose qualche anno fa, perché ormai è un po' che che cerco di presentarle, era la seguente: vabbè, sarà vero che nei paesi sviluppati con più alta occupazione femminile è più alta anche la fecondità, ma in Italia non è così. In Italia la fecondità è più alta al sud, dove l'occupazione femminile è più bassa, e quindi vuol dire che l'Italia è diversa. In realtà non è così, cioè in questo mondo che cambiava cambia anche l'Italia, e all'interno del territorio italiano sta avvenendo esattamente quello che vi avevo fatto vedere prima tra i vari paesi europei, avviene anche tra le regioni italiane. Cioè, e tant'è che l'Istat non lo prevedeva nelle previsioni però più vecchie, e nessuno in realtà lo prevedeva, ma nel 2006 per la prima volta la fecondità del sud è precipitata sotto la media nazionale e il divario poi si è progressivamente allargato. Quindi abbiamo avuto in questo percorso degli ultimi decenni una fecondità del sud che è diminuita molto di più rispetto a quella del nord, anzi il nord ha avuto quel leggero recupero che vi ho fatto vedere prima della crisi, mentre il sud ha continuato a diminuire, e quindi il vantaggio del sud si è via via esaurito e poi si è completamente ribaltato, tant'è che adesso la fecondità è più alta al nord rispetto al sud, che è una cosa completamente inedita, tanto per farvi capire come il mondo cambia, come cose che davamo per scontate a un certo punto possono, cioè per tutto il Novecento il sud era una delle aree più prolifiche d'Europa e adesso invece è una delle aree più depresse anche dal punto di vista demografico, e questo vorrà dire qualcosa, vorrà dire che siamo entrati in una fase in cui gli ingranaggi del rapporto fra sviluppo economico, modello sociale e demografia funzionano in maniera diversa e vanno alimentati quindi in maniera diversa e con politiche adeguate. E l'esempio di queste cose lo vedete nel confronto fra due regioni, Lombardia ad esempio e Campania. Se noi andiamo a vedere, nel 95 la Campania aveva ancora una fecondità superiore a 1,5 figli per donna, la Lombardia 1,07. La Lombardia era scesa addirittura a un figlio per donna, quasi un figlio per donna, che è compatibile con un dimezzamento generazionale, per quelle due genitori che fanno un figlio, vuol dire da una generazione all'altra dimezzi il contingente. No? Cosa è successo poi? È successo che non solo grazie all'immigrazione, ma grazie anche al fatto che alcune regioni, tipicamente quelle del centro-nord, hanno comunque cominciato a fare delle politiche che hanno cominciato a dare dei risultati. Meglio della Lombardia ha fatto l'Emilia-Romagna. Se adesso io avessi messo qua l'Emilia-Romagna, avremmo visto dati ancora migliori. Ma anche la Lombardia è stata una delle regioni che ha avuto un suo percorso di miglioramento. Quindi l'investimento di alcune regioni in politiche di conciliazione, o comunque di sostegno, insomma, scelte, ha dato dei risultati. E tant'è che nel 2014, ma il dato del 2015 è uguale, nel 2016, vedete, la Campania è scesa a 1,32 sotto la media nazionale e la Lombardia è salita a 1,46 sopra la media nazionale. Addirittura l'Emilia Romagna sopra 1,5 è salita. Quindi questo conferma il quadro che davamo prima. Cioè Lombardia e Emilia Romagna sono quelle, le due regioni in Italia con il tasso di occupazione femminile maggiore del 60%, quindi in linea con la media europea. Sono regioni in cui i livelli di benessere, la consapevolezza e l'importanza di agire in alcune politiche e di efficacia delle politiche è maggiore, e questo ha prodotto dei risultati. E ha consentito un maggior rialzo fra occupazione e fecondità. Non irrilevante, perché pensiamo soprattutto all'Emilia Romagna, passare da un figlio per donna nel 95 a oltre un figlio e mezzo nel 2015, anzi ancora prima, perché guardiamo all'inizio della crisi economica, quindi attorno al 2007, 2008, 2009. Bene, perché poi la crisi comunque ha riabbassato. Bene, dal 95 al 2008-2009 l'Emilia Romagna ha guadagnato 0,5 figli per donna, che è tantissimo. Cioè se l'Italia adesso guadagnasse in 15 anni guadagnasse 0,5 figli per donna, arriveremo a livelli abbondantemente sopra la media europea, cioè tra i paesi in Europa più prolifici, sotto la Francia, ma la Francia insomma è al top, ma comunque arriveremo a riaggiustare al rialzo in maniera molto rilevante la fecondità. Quindi questo cosa significa? Che è possibile,
se si fanno le politiche giuste, i risultati si possono ottenere. Quindi bisogna però farlo, bisogna però mettersi a farlo. E in questo però, in questo percorso che era parzialmente positivo di alcune regioni del nord e negativo nelle regioni del sud, è precipitata poi la crisi economica. E l'impatto della crisi economica è stato devastante su tutte le regioni. Tant'è che vedete qui il grafico, vedete, la Lombardia si vede male, ma la Lombardia è in azzurro, ha la fecondità che supera la media italiana, che è in nero, arriva a superare la curva rossa che è la Campania, si posiziona sui valori più elevati, ma poi a un certo punto c'è la crisi economica e la crisi economica ributta giù tutti, ributta giù non solo la Campania, l'Italia, ma anche la Lombardia, anche l'Emilia Romagna e così. Quindi vuol dire che c'è stata una carenza di capacità di aiutare le famiglie a proteggersi dalla crisi, anzi abbiamo fatto il contrario, cioè in altri paesi, proprio perché c'era la crisi, le famiglie sono state aiutate di più e quindi il welfare è stato potenziato, perché non potete, soprattutto in periodo di crisi è un delitto, se una donna che ha un figlio si è costretta a lasciare un lavoro che c'è, cioè già il lavoro fai fatica a trovarlo e se tu metti in collisione lavoro e famiglia, cioè stai veramente, e se in un periodo di crisi di incertezza non aiuti a chi è pronto a fare un figlio a poterlo fare conciliando comunque con avere un lavoro, di nuovo crea situazioni di o eviti di farlo il figlio o di rischio veramente di impoverimento delle famiglie che fanno figli. E noi abbiamo agito così, cioè abbiamo tagliato il welfare anziché potenziarlo, soprattutto su queste voci. E la conseguenza la vediamo, che al ribasso l'andamento. Sì, no, in realtà è semplicemente un'oscillazione di breve periodo. Salto un po' di cose perché comunque dobbiamo chiudere, però ecco, questa è la situazione in cui adesso ci troviamo. Guardate anche altre politiche, adesso non voglio insomma andare troppo in dettaglio, però guardiamo il part-time. Il part-time è un'altra forma possibile di conciliazione, molto utilizzata in alcuni paesi. Ora c'è un esempio interessante che è quello della Germania. La Germania ha avuto un crollo delle nascite simile all'Italia, cioè ha un problema demografico di invecchiamento simile a quello italiano. Ma come sta rispondendo la Germania? Allora, la Germania è messa peggio di noi, perché, poi ve lo dirò alla fine, ma ci arrivo subito, noi i figli li vogliamo fare al pari dei francesi, mentre i tedeschi sono un po' più titubanti. I tedeschi si dividono in due categorie, quelli che proprio i figli non gli interessa farli, e sono una parte rilevante, i cosiddetti child free, anzi vogliono anche andare in vacanza dove i bambini proprio non ci sono, e una parte invece che vuole farli, ma quando li fa ne fa due, tre, mentre gli italiani vorrebbero fare figli, ma poi si fermano a un figlio solo, pur volendone di più. Quindi se noi avessimo le stesse politiche della Germania, avremmo una fecondità più elevata, perché abbiamo comunque una propensione nel fare famiglia con figli maggiore rispetto a altri paesi, no, il senso di famiglia con figli è più rilevante. Bene, la Germania quindi deve potenziare di più le proprie politiche. Come ha deciso di farlo? Allora, la Germania storicamente ha investito di più sul part-time che sulla copertura degli asili nido. Quindi si è accorta che deve potenziare gli asili nido. Cosa ha fatto la Germania? Nel 2007 si è messa in testa che gli asili nido vanno potenziati, perché non può essere che la fecondità sia così bassa. Bene, la Germania ha superato quella soglia che vi dicevo prima del 33% che si è posta come obiettivo da superare per arrivare a una adeguata conciliazione. Quindi, quando loro decidono di fare una cosa, che c'è una politica che serve, riaggiustano il tiro e vanno dritti in quella direzione. Poi, quindi, potenziamento di politiche di riaggiustamento per la fecondità, per le nascite. Politiche attrattive di capitale umano da altri paesi. Dove pensate che vadano i giovani italiani che vanno all'estero? Potranno andare in Spagna perché il clima è mite più amichevole, potranno andare in Inghilterra perché si parla inglese, l'inglese lo sanno bene. Bene, però la maggior destinazione, guarda un po', è la Germania. E perché la Germania non sarà per la lingua, non sarà perché i tedeschi sono amiconi, eccetera, sarà per chi? Perché lì le opportunità maggiori ci sono. Quindi la Germania, tant'è che la Germania ha un tasso di occupazione, di disoccupazione giovanile che è addirittura oggi più basso rispetto a prima della crisi economica. Quindi
ha compensato la riduzione quantitativa dei giovani con un potenziamento qualitativo nella loro formazione, nelle loro opportunità all'interno del mercato del lavoro. Quindi è vero che ha meno giovani, ma li inserisce di più nel mondo del lavoro. Non è come l'Italia che ne ha pochi giovani e li rende NEET, giovani che non studiano e non lavorano. Di nuovo qualcosa che non funziona. Un paradosso. Cioè, hai meno giovani, investi di più su di loro e renderli ancora più attivi se vuoi crescere. Ma se ne hai di meno e hai anche il tasso più alto di NEET, di giovani che sprechi, vuol dire che qualcosa effettivamente non sta funzionando. Quindi Germania, maggior politiche, cioè compensazione della riduzione quantitativa con potenziamento qualitativo delle nuove generazioni. Però potenziamento delle politiche familiari con questa decisione di investire quanto serve per rialzare e politiche attrattive, quindi di giovani da altri paesi, sia rispetto all'immigrazione sia rispetto al capitale umano. Quindi Germania vuole alimentare il proprio percorso di sviluppo, investe molto in ricerca, sviluppo e innovazione e quindi si prende i nostri laureati più brillanti, ma poi attira anche lavoratori su altri settori che possono arrivare dalla Turchia o da altri ambiti, e quindi compensazione anche con l'immigrazione rispetto a... L'Italia invece ha, su tutte queste cose, è molto più incerta, molto più insicura e va in ordine sparso senza avere una chiara direzione, cioè non ha un chiaro obiettivo di che cosa vuole essere e dove vuole andare, e non direziona le politiche in funzione di quell'obiettivo e quindi diventa dispersiva nel percorso che fa, e in questa dispersione si rischia appunto di perdersi. E vedete, il part time, perché ho detto questo? Perché la Germania investiva di più in part time. Uno può dire, vabbè, ma anche l'Italia ha avuto un aumento del part time negli ultimi anni. Sì, però andiamo a vedere che tipo di part time è aumentato. E allora lì vedete, lì non riuscite a vedere, non si vede bene, però c'è il part time distinto in volontario, che è la parte arancione, e in volontario, che è la parte blu. Okay. Vedete che guardiamo l'Italia ha recuperato molto come livello di part time complessivamente, quindi se noi confrontiamo Italia e i 28 paesi dell'Unione Europea, vedete che le due barre non sono così lontane. L'Italia è un po' sotto, però se andate a vedere il rapporto fra volontario e involontario è completamente ribaltato, cioè la media europea ha 2/3 volontario e 1/3 involontario. L'Italia invece ha 2/3 involontario, cioè un part-time che sei obbligato a, che ti è imposto, sei obbligato a tenerti, quindi non è una vera strategia di miglioramento della tua condizione e di quindi flessibilità, è semplicemente che l'azienda vuole contenere i costi e ti appioppa un part-time. Eh sì, cioè, infatti, quindi se noi guardiamo il dato complessivo, dentro ci pesa tante cose che non sono flessibilità positiva che aiuta la conciliazione vera, che invece dovrebbe essere solo quello volontario. Deve essere, il part time per funzionare deve essere volontario e reversibile, a parte che deve essere anche non distinto per genere, cioè può prendere solo lui, può prendere solo lei, anziché mezzo lavoro di qua e uno di là potrebbe essere 2/3 e 2/3 come fanno in Olanda, ma deve essere volontario e reversibile, cioè tu usi la flessibilità perché ti migliora le tue condizioni e poi ti consente di vivere meglio e lavorare anche meglio. Ma se ti è una cosa imposta, cioè se una volta, se il part time ti è imposto oppure lo scegli volontariamente ma poi non puoi più uscire da quella condizione, è chiaro che diventa un vincolo e coi vincoli non si può migliorare i propri percorsi. Allora, per farla breve vado a chiudere perché così abbiamo il tempo almeno di qualche domanda. Vedete, questo è il numero medio di figli per donna, insomma, la parabola negativa della crisi, quindi la crescita media italiana, che abbiamo detto è soprattutto crescita del nord Italia, e poi diminuzione, che invece è una diminuzione su tutto il territorio. E il confronto che lì vi metto è l'ultimo dato, 1,35, anzi l'ultimo dato è 1,34 del 2016, confrontato con quello che prevedeva l'Istat, che invece è 1,44. Vedete che divario che si è creato. Su questa difficoltà di realizzare i propri obiettivi ci sono due complicazioni, cioè il fatto che i giovani cioè non c'è solo una questione di conciliazione, no? C'è anche una questione di uscire dalla casa dei genitori, conquistare la propria autonomia e formare una propria famiglia. Poi una volta che formi la famiglia c'è la conciliazione fra famiglia e lavoro, ma c'è anche l'accesso al percorso di entrata alla vita adulta piena e quindi alle scelte poi di autonomia. Il punto più avanzato della transizione alla vita adulta è la nascita di un figlio, è il primo figlio. La transizione alla vita adulta implica varie tappe, non è che ti svegli una mattina e ti trovi adulto, no, è fatta attraverso tappe che aumentano la tua indipendenza, autonomia e responsabilità.
finisci gli studi, trovi lavoro, lasci la casa dei tuoi genitori, formi un'unione di coppia e hai un figlio. Queste sono le cinque tappe principali, no? Ora, la tradizione della vita adulta è cambiata moltissimo rispetto al passato. Quindi i giovani vivono la propria tradizione della vita adulta come tempi, come modalità, ma anche come significati, se vogliamo, in maniera molto diversa rispetto a quello che avveniva in passato. In ogni caso, e queste tappe sono sempre più scombinate e sempre più reversibili, tant'è che si può uscire dalla casa dei genitori e tornare a vivere con i genitori, si può trovare un lavoro, in passato tu trovi il lavoro, diventava il lavoro della tua vita, ma invece oggi facilmente trovi un lavoro, devi lasciarlo, devi ritrovare un altro, eccetera. Anche l'unione di coppia, in passato il matrimonio era abbastanza solido, adesso sempre di più si convive, si cambia idea e così via. Quindi tutte le tappe della transizione alla vita adulta sono rimescolate, rimesse in discussione, eccetera, tranne una, che è l'avere un figlio. Cioè tu puoi anche uscire e rientrare, puoi formare una coppia e lasciarla, puoi avere un lavoro e cambiarlo, puoi cambiare paese, ma una volta che hai un figlio, quella è l'unica scelta rimasta irreversibile, che non è cambiata rispetto al passato. E quindi se vuoi fare quella scelta, devi essere nelle condizioni di farla in maniera solida. Altrimenti che cosa succede? La posticipi sempre di più, pur essendo desiderata, la posticipi sempre più in avanti. E infatti quello che vediamo è che viene posticipata sempre di più e viene ridotta sempre di più. Quindi riduzione delle nascite e posticipazione. E non a caso noi siamo il paese, vedete lì il grafico, in cui l'età media del primo figlio è quella più posticipata di tutti, quindi quella in cui si arriva più tardi ad avere il primo figlio. Quindi c'è l'insieme di queste cose che poi porta a una demografia che rischia appunto di avvitarsi verso il basso, no? Quindi il fatto di non riuscire a fare le scelte nei tempi giusti, nei modi giusti, il dover rinviare continuamente, quando invece ricominci a fare quella scelta hai un'età comunque più avanzata rispetto ai coetanei degli altri paesi e hai però più difficoltà di conciliazione. Ora, il dato che facevo vedere qualche giorno fa era che noi facciamo in media il primo figlio quando in Francia si fa in media il secondo figlio. Questo fa capire quindi quanto ci sia dietro l'importanza anche di investire sulle opportunità delle nuove generazioni di costruzione solida del proprio percorso di vita. Sì? Questa è l'età della donna. Chiudo in maniera incoraggiante, quasi, con questa slide, e guardate solo l'ultimo, questo grafico qui sotto. È quasi incoraggiante, non del tutto, ma quasi. Riuscite a vederla o sono davanti? Ora, qui con i dati del rapporto giovani dell'Istituto Toniolo, che è la principale indagine in Italia sulle nuove generazioni, raccogliamo molti dati su, appunto, sulle caratteristiche delle nuove generazioni, sulle loro scelte di vita, formazione, lavoro, eccetera, eccetera. Sempre più adesso raccogliamo dati sia degli italiani che dei coetanei degli altri paesi, quindi possiamo fare dei confronti. In questo caso abbiamo fatto dei confronti sull'età in cui i giovani vorrebbero realizzare le scelte di vita e come vorrebbero realizzarle, con che abbondanza o meno. Ora, intanto viene fuori in maniera molto interessante che non c'è differenza tra giovani italiani e coetanei di altri paesi rispetto a cosa vorrebbero fare e quando vorrebbero farlo. Quindi se fanno di meno, lo fanno più tardi, è perché trovano maggiori difficoltà, perché nei loro progetti di vita non c'è differenza rispetto ai coetanei di altri paesi. Bene, andiamo a vedere sulla fecondità, cioè sul numero di figli che vorrebbero avere, e torniamo quindi al confronto con la Francia, così chiudiamo con ciclicamente. Un cerchio. Allora, quando chiediamo quanti figli vorreste avere, nelle condizioni ideali, cioè fa finta di essere in un mondo ideale in cui capiterà tutto quello che desideri, quanti figli vorreste avere? Qui, così liberiamo il campo, sgombriamo da, guardiamo solo le preferenze e i valori. Bene, vedete la barra italiana blu scura e la barra francese blu scura? Non c'è differenza, anzi sarebbe addirittura un po' più alta in Italia. Che vuol dire? Su quanti figli vorrebbero fare le donne italiane, le giovani donne italiane, non c'è differenza. Quindi se noi mettessimo le nuove generazioni nelle stesse condizioni delle giovani francesi, avremmo una fecondità del tutto analoga. Cioè il problema demografico non ci sarebbe, la bassa fecondità non ci sarebbe. Poi chiediamo però, attenzione, bene, il mondo ideale non esiste. Ti troverai con delle difficoltà che puoi immaginare,
che puoi prefigurarti, bene, tenendo conto di queste difficoltà possibili, concretamente, realisticamente, quanti figli pensi che avrai? E vedete che il valore dell'Italia scende molto di più rispetto alla Francia. Quindi quando i giovani vanno, non è ancora successo niente, ma quando vanno a prefigurarsi le difficoltà che troveranno, i giovani italiani si prefigurano una difficoltà che potranno trovare maggiore rispetto ai francesi. Quindi si mettono già nell'ottica a priori di doversi accontentare, di far di meno rispetto a quelli che sono gli obiettivi. Cioè, già in partenza rinunciano. Cioè, siamo arrivati a una condizione non di mi scontro con le difficoltà rispetto alle aspettative, ma già in partenza vado a fasciarmi la testa prima ancora di rompermi. Okay. Però, hanno ragione, allora andiamo a vedere poi il numero di figli effettivamente realizzato. E cosa succede? Che in Italia il numero di figli effettivamente realizzato è addirittura più basso rispetto a quello che realisticamente pensavano di poter realizzare. Quindi vuol dire che la realtà va ancora peggio rispetto a quello che loro prevedevano. In Francia accade il contrario, cioè il numero di figli che poi si trovano ad avere è più alto rispetto alle difficoltà che pensavano di trovare, perché si trova in un contesto culturale, di supporto, di welfare, che li incoraggia non a fare un passo indietro come fanno i giovani italiani, ma a fare un passo in avanti e quindi e avvicinarsi di più a quelli che sono i loro effettivi desideri. Quindi questa è la situazione in cui ci troviamo. Quindi attenzione, l'Italia è un paese che la voglia di esserci, di fare, la progettualità anche nelle nuove generazioni, con tutte le specificità, le fragilità delle nuove generazioni, eccetera, ma comparabilmente con i coetanei degli altri paesi, non è da meno. Il problema è che noi non li stiamo mettendo nelle condizioni giuste per cogliere le sfide dei propri tempi, con strumenti adeguati per poterlo fare nel modo migliore. Ed è qui, probabilmente, da qui che dobbiamo ripartire, perché è da qui che rischiamo invece di avere le maggiori distorsioni in termini poi di disuguaglianze che vanno a intrecciarsi dal punto di vista generazionale, territoriale e sociale. Perché poi, se siamo un paese, Milano può cavarsela tranquillamente, ma il Sud Italia lo stiamo di perdere definitivamente. I giovani che vivono in una famiglia benestante potranno anche riuscire poi a ottenere dei risultati, perché compensano quello che il welfare non offre con un contesto territoriale o comunque familiare che gli aiuta a compensare. Ma quelli che sono in condizioni più svantaggiate mescono appunto queste tre cose e rischiano di creare una forte frustrazione sociale, un forte risentimento sociale che poi non a caso rischia di andare verso le sirene, di essere sensibile purtroppo alle sirene del populismo, perché se noi non aiutiamo le nuove generazioni a essere costruttive rispetto al proprio futuro, avere un ruolo positivo nella costruzione del proprio futuro, quello che gli rimane è la frustrazione, la protesta e la disaffezione. Ecco. Adesso siamo in un punto in cui questa voglia di giovani di esserci ancora c'è, è in difficoltà, è come se avesse un giudizio ancora che rimane in sospeso rispetto a un paese che potrebbe o non potrebbe. In alcuni contesti dove le cose funzionano, perché ci sono dei giovani brillanti che trovano opportunità, in alcuni contesti sociali si riesce, in alcuni contesti territoriali si riesce, ma questo non è ancora sistema. E quindi se vogliamo essere un paese che esce da quel percorso di basso livello, frenato al ribasso, dobbiamo far diventare sistema il meglio che possiamo essere, usando le risorse e le capacità che ancora abbiamo, sapendo anche che nel passato questa cosa siamo stati in grado di dimostrarla, arrivando poi a risultati che poi tutti ci hanno invidiato. Però bisogna farlo. No, questi no. Questi. Bene, grazie. Dunque, adesso il problema del tempo vorrei che lo controllassi tu, perché sennò mi carichi di una responsabilità di cui non mi sento di avere il diritto di parlare. 5 minuti. Ecco, sapevo che c'era un problema motivato seriamente, quindi. C'è il saggio di mio figlio al teatro lì. Motivazione. Se non vado, rischio una crisi familiare. Motivazione. Quindi, domande rapidissime, vediamo un attimo. Un figlio fa. Vediamo. Domande rapidissime, se ci sono. Qui servirebbe una risposta molto articolata, perché noi dobbiamo distinguere fra
cioè dobbiamo capire qual è l'obiettivo. Cioè, deve essere un obiettivo che riduce il rischio di povertà delle famiglie, oppure l'obiettivo è quello di aumentare la possibilità di avere il primo figlio, oppure l'obiettivo è quello di andare oltre il primo figlio. Attualmente le politiche italiane non hanno un chiaro obiettivo e quindi si fa una politica spot che sembra avere capacità comunicativa, ma su cui poi nessuno sa bene perché è stata fatta, in base a quale obiettivo e se poi funziona o non funziona. Quindi questo è uno degli elementi, cioè quello che si fa negli altri paesi è, siccome il mondo è complesso e cambia velocemente, tu devi sperimentare. Quindi va benissimo, sperimenta quello che vuoi, cioè politico, sperimenta, però devi sperimentare con metodo, cioè sperimenti una cosa con un certo obiettivo, in funzione di quell'obiettivo tu vuoi raggiungere una, vuoi incidere su un indicatore specifico e vai a vedere se poi questa politica ha funzionato. Se ha funzionato la replichi, investi ancora di più perché funziona, se non ha funzionato provi qualcosa di diverso. In Italia siamo alla politica degli annunci e se si va oltre l'annuncio si fa qualcosa che comunque è un contentino che sembra essere utile dal punto di vista soprattutto elettorale perché crea consenso. Cioè il punto, uno dei punti culturali è questo, cioè negli altri paesi il giudizio, adesso la faccio semplice, ma il giudizio nei confronti della politica è su cosa funziona o cosa non funziona. Tu devi dimostrarmi che hai fatto qualcosa che funziona. Funziona? Ti do il voto. Mentre in Italia è tutto consenso che invece non è legato a quello che funziona, perché nessuno ti fa vedere se le cose hanno funzionato o non hanno funzionato. Non ci sono, non c'è una valutazione vera di impatto delle politiche. E quindi tu ti basi sulle promesse. E quindi 10 anni fa ti promettevano una cosa, 10 anni dopo ti posso tranquillamente riprometterti la stessa cosa, perché tanto nessuno sa se funziona o non funziona e se suona bene crea consenso. Un'altra domanda, prego. Dato della fecondità sia della Lombardia che dell'Emilia Romagna, certo, sono due regioni che negli ultimi 20 anni sono state governate da due compagini politiche diverse, ma le politiche poi alla fine sono state simili per ottenere simili risultati? Sono state in parte simili, in parte no. Allora, quello che funziona di più nella politica è non tanto la singola misura, ma tu devi avere un pacchetto di misure che poi, perché ormai cioè non è come in passato, tutti facevano lo stesso lavoro con lo stesso orario, tutti avevano gli stessi bisogni, tutti avevano gli stessi obiettivi. La situazione è molto frammentata, è molto ampia, le esigenze sono molto diverse e quindi serve proprio un ventaglio di situazioni diverse. Quindi tu puoi anche fare delle scelte di un certo tipo, cioè di all'interno di questo ventaglio dare più peso alla politica A rispetto alla politica B e alla politica B rispetto alla politica C, ma dai comunque un ventaglio e però dai il segnale che ci credi, cioè che quella cosa lì, anche se ha una visione ideologica alla base, comunque è una cosa che viene fatta, che ci si crede e che continuerà nel tempo. E allora conta di più questo che la singola politica in sé, cioè essere in un contesto che sta investendo in quella direzione e che quindi tra 5-10 anni continuerà a potenziare quelle cose che ti dà. E tu sai che potrai contare almeno su quella cosa lì, quindi può puntare di più sul part time e un po' meno sulle asili, o asili privati rispetto ad asili pubblici, cose di un certo tipo rispetto all'altro, però tu sei davanti a una situazione che è chiara, che è solida nel tempo e che ti consente quindi di fare le tue scelte e poi queste scelte di confermarle nel percorso che vai a fare. Per questo dicevo, è la stessa discorso che si faceva prima fra paesi scandinavi e Stati Uniti, cioè il risultato è lo stesso ma i modelli sono completamente diversi, però tu sai che sei in un modello di quel tipo lì che ti offre opportunità e strumenti di quel tipo e questo continua a essere fatto in quel modo lì e tu orienti le tue scelte in base a quelle che sono le condizioni date. Ma se invece mancano è lì, o se vengono rimessi continuamente in discussione, è lì che poi le scelte quindi non possono poi, soprattutto quelle di avere un figlio, prodursi in maniera solida. Ultima domanda, vediamo, prego. Questa è una domanda retorica, quindi sentiamo la risposta di Rosina. No, la risposta è quella che ci davamo prima, cioè, c'è una tendenza alla rimozione, cioè i politici sanno, hanno presente fino a un certo punto, alcune cose non le hanno ben chiare, alcune implicazioni non le hanno ben chiare, tendono a vedere, soprattutto i politici, tendono a vedere la realtà in maniera molto settoriale, cioè le cose che rientrano nella loro visione del mondo, in quello che possono fare, che può portare alcuni risultati, le capiscono, le vedono e cercano di agire. Le cose invece che sono anche
particolarmente importanti e rilevanti, ma su cui non vedono la possibilità di agire con ritorno elettorale, rimangono semplicemente fuori, non se ne occupano, le lasciano in disparte e quindi rimangono in un cassetto. Non è che non sanno che in un cassetto c'è quella cosa lì che sta diventando progressivamente esplosiva, è che siccome non esplode da oggi a domani, ma esplode nel lungo periodo, loro sanno che domani possono stare tranquilli, però chi arriverà fra 5-10 anni troverà una situazione ancora peggiore. Questa è la questione problematica. Bene, grazie, possiamo chiudere qui. Grazie. Noi ci vediamo domani pomeriggio. Devo dire, Lupo si è scusato in mille modi del fatto, ma abbiamo evitato di proporre un recupero a questo punto l'anno, perché abbiamo visto, come dire, anche la difficoltà. Com'è? Questo sicuramente, perché peraltro è un studioso di grandissimo interesse, vedremo di recuperarlo appena possibile. Noi domani mattina non c'è, domani pomeriggio e poi domenica chiudiamo con Elena Cattaneo. Benissimo. Grazie. Corro subito.